Siamo di fronte a una vetrina piena di dispositivi di protezione individuali. Intanto, da dove nasce la valutazione del rischio per poi appunto assumere queste precauzioni? Esattamente, e diciamo che prima c'è da fare un concetto di massima, ad analizzare questo concetto, che è la valutazione del rischio per ogni specifica attività lavorativa dell'impresa. Deve essere fatta ed è obbligo appunto del datore di lavoro e che sceglie appunto sulla base delle lavorazioni specifiche quali dispositivi andare ad adottare e dotare appunto i lavoratori. Parliamo dell'importanza dei dispositivi di protezione individuale, in questo caso siamo di fronte a una collezione di caschi. Il casco è l'ultima risorsa quando non ci sono più altre possibilità per evitare di farsi male, per essere sicuri di poter tornare a casa la sera ad abbracciare i propri cari. Si è sviluppato nella storia fin dai tempi antichi, i romani e i punici avevano protezioni per la testa, già allora vedevano che la testa è uno dei punti più deboli, più fragili del corpo umano e quindi ecco lo sviluppo. Il casco ha la funzione di proteggere chi lo indossa e di identificarlo agli altri. Se in qualsiasi situazione io vedo una persona con un casco in testa, sono abbastanza certo che non sia lì per caso, ma che abbia una funzione ben precisa. Se questo casco diventa particolarmente avvolgente e magari rosso, posso pensare che sia un pompiere. Se il casco è, secondo antiche usanze, con dei pennacchi particolari, può essere il comandante del reggimento. Ogni epoca e ogni contesto ha una sua identificazione. Mercoledì 17 maggio l'Istituto Professionale Edile celebra i suoi 70 anni con una serata aperta a tutti al Teatro Antoniano di Bologna. Tanta musica con la partecipazione del coro Stelutis e del gruppo Asini Non Somari Band, ma anche tante altre iniziative come le premiazioni e la presentazione del videoclip a cura dei giovani allievi dell'IPLE. Presenterà la serata in diretta su Nettuno TV il giornalista e direttore dell'emittente Francesco Spada. Quali sono le caratteristiche di un casco? Un casco deve proteggere da urti, proteggere da oggetti che cadono, ovviamente fino al limite di tenuta del collo, però fino a quel limite deve tenere, deve proteggere se un oggetto a punta cade sul casco, cadendo sul casco deve avere una certa distanza fra testa e calotta in modo che l'oggetto non arrivi a toccare il cranio, deve avere resistenza meccanica, deve avere capacità di deviare l'oggetto che è caduto. Del casco la parte fondamentale, la parte più visibile è la calotta. Calotta che è sempre tonda perché la figura tonda è più facile da produrre ed è più resistente. Classiche sono le nervature che fin dall'inizio della storia l'uomo ha aggiunto nervature al casco per aumentarne la resistenza. L'interno, il ragno di appoggio alla testa, oggi con i materiali sintetici è possibile avere delle parti leggere e molto resistenti, in origine c'era solo del cuoio che copriva un po' tutta la testa, quindi teneva molto caldo, quindi si rovinava molto in fretta. L'adattabilità, la misura del casco deve essere quella giusta per la mia testa. Oggi le plastiche permettono di produrre un articolo che vada bene, che sia adattabile a tutte le misure di testa. Anticamente invece c'erano proprio le taglie casco per casco, nelle produzioni militari venivano prodotte anche le calotte metalliche in misura e c'erano tutte le parti interne di ricambio per mantenerlo sempre aggiornato. Caschi ce ne sono di tanti tipi, i più caratteristici possono essere questo marrone da minatore polacco,
quello di fianco bianco della protezione civile tedesca degli anni 60, che riprende la stessa forma dell'avvolgente della Wehrmacht, dell'esercito del 1940. Già allora avevano identificato questa forma che è ottimale. A fianco ci sono due caschi, uno in plastica e uno in alluminio, che hanno la stessa forma ma sono di epoche diverse, quindi quello in alluminio è degli anni 50, poi quando la tecnologia si è evoluta e ha permesso di utilizzare materiali meno costosi e più protettivi, più performanti, ecco le plastiche che hanno soppiantato i metalli. Procedendo da questo lato, invece, vediamo un casco accessoriato con cuffie. Accessoriato, come tanti caschi possono essere, possono avere cuffie, possono avere visiere, possono avere telini coprinuca come questo rosso, che ha un telino coprinuca in lana. È un casco che viene dall'Olanda, destinato ai pompieri nell'uso antincendio boschivo. Poi vediamo anche un casco con due lattine, questo necessita di spiegazione assolutamente. Il casco con le lattine, se si lavora in ambiente particolarmente caldo, bisogna mantenersi dissetati con bevande appropriate. Quindi possibilmente non alcolici, come invece notiamo qui nel campionario. Tasso zero. E poi c'è anche un cappello di paglia. Il cappello di paglia fa parte dei dispositivi di protezione individuale. Nel decreto del 1955, la pietra miliare della prevenzione infortuni italiana, uno dei primi articoli prevedeva che il datore di lavoro fornisse ai lavoratori un cappello di paglia per la protezione dal sole. Noi il cappello di paglia lo leghiamo all'idea della vacanza, ma il sole diventa impegnativo per chi sta 8 ore all'aperto. Mercoledì 17 maggio l'Istituto Professionale Edile celebra i suoi 70 anni con una serata aperta a tutti al Teatro Antoniano di Bologna. Tanta musica con la partecipazione del coro Stelutis e del gruppo Asini Non Somari Band, ma anche tante altre iniziative come le premiazioni e la presentazione del videoclip a cura dei giovani allievi dell'IPLEM. Presenterà la serata in diretta su Nettuno TV il giornalista e direttore dell'emittente Francesco Spada. È molto importante proteggere le vie respiratorie, sempre previa analisi, appunto previa valutazione del rischio da parte del datore di lavoro. In questo caso possiamo vedere una maschera filtrante e ovviamente in questo caso non accessoriata ancora dei vari filtri. Possiamo appunto ritrovare una protezione per il naso e per la bocca, quindi per le vie respiratorie. In questa maschera andrà inserito e predisposto un filtro sia dalla parte sinistra sia dalla parte destra, che in base alla valutazione del contesto ambientale, quindi in base agli agenti che possiamo avere all'interno dell'ambiente, potremo andare a inserire, a predisporre dei filtri solo ed esclusivamente per proteggere il lavoratore dalla polvere, oppure in caso di presenza di agenti chimici andremo a inserire e predisporre dei filtri sulla base appunto dell'agente chimico presente nell'ambiente. Questa mascherina, chiamata maschera pieno facciale, appunto, lo dice la parola stessa, va a proteggere non solo le vie respiratorie, ma c'è una protezione completa del viso, quindi si protegge anche gli occhi. E questa mascherina anche lei andrà accessoriata di un filtro, o per la polvere o per agenti chimici, però la maggior parte delle volte queste maschere pieno facciali le ritroviamo e assieme a un sistema per la respirazione, diciamo così, artificiale, ovvero un dispositivo con le bombole di ossigeno. Completiamo quindi diciamo la protezione della parte alta del corpo, quindi della testa, con le cuffie. Possiamo avere degli otoprotettori a chiamato archetto, ovvero un archetto di plastica con una parte in spugna che va inserita appunto in corrispondenza dell'orecchio. Oppure possiamo avere degli otoprotettori di questa tipologia che andranno schiacciati
poi andrà posizionato il braccio in questa posizione in modo da tirare l'orecchio e poi inseriti all'interno, in modo che la spugna prenda e si gonfia e vada ad inserirsi correttamente all'interno dell'orecchio. Poi abbiamo in questo caso una cuffia con un archetto laterale, ovvero posteriore, in modo che può essere predisposto anche un caschetto, un elmetto al di sopra della nostra testa, perché avremo appunto solo ed esclusivamente una parte elastica. Si andrà a predisporre da dietro in questa posizione e poi dopo si andrà a chiudere il nostro apparato uditivo per avere una protezione dell'orecchio stesso. L'ultimo otoprotettore è la classica cuffia che viene utilizzata la maggior parte delle volte nei contesti appunto edili. Non avranno sicuramente un indice di protezione come le cuffie utilizzate nel mondo dell'edilizia, ma sarà un indice di protezione più alto perché il rumore, quindi l'esposizione al rumore di ogni singolo operatore sarà più elevata. La scelta dell'otoprotettore va effettuata sulla base della lavorazione. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi siamo, ad esempio, stiamo operando d'estate, quindi luglio, quindi con molto una temperatura abbastanza elevata, il nostro dispositivo da privilegiare sarà, sulla base ovviamente sempre della valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro, saranno dispositivi di questo tipo, poco impattanti, che non fanno, diciamo, sudare l'operatore, la persona. Il progettista fin dall'inizio deve prevedere quelle che sono le opere in dotazione all'edificio per poter fare poi le successive opere di manutenzione. Ad esempio, nei grattacieli devono essere previste nelle parti più alte, quindi diciamo alla fine, quando termina il grattacielo nel solaio, o opere tipo carrelli per i quali è possibile ai manutentori delle facciate scendere, oppure degli agganci. E a questi agganci coloro che fanno manutenzione si attaccano con le funi e fanno quelle lavorazioni un po' spericolate, ma che di fatto comunque sono le uniche possibili per poter eseguire lavorazioni di questo genere. Per quanto riguarda invece, diciamo, la nostra regione, quindi il nostro ambiente, non ci sono grandi edifici o edifici di notevole altezza, quindi ritorniamo nel caso tipico dove già sul coperto, durante la fase di manutenzione, è necessario, indispensabile prevedere le linee vita, anche perché poi sul coperto potranno andare l'antennista, ci potrà andare il lattoniere, si dovranno sistemare i lucernai, e quindi se non c'è un sistema, ripeto, in dotazione l'edificio, in dotazione cosa vuol dire? Deve essere permanente e fisso in quel luogo. Ci deve essere anche una planimetria in maniera tale che chi viene la può studiare prima e dotarsi di tutti quei dispositivi anticaduta necessari per poter svolgere in sicurezza le lavorazioni in quello specifico contesto. Mi raccomando, ogni coperto è diverso dall'altro, quindi va studiato preventivamente. Questa foto è stata scattata su un coperto di un edificio che si trova nel centro di Bologna. E per quanto riguarda le linee vita, possiamo vedere la linea vita che corre lungo la parte sommitale del coperto, vedete, e per poter accedere a questa linea vita si passa attraverso questo lucernaio che viene aperto, quindi l'operatore tramite una scala riesce ad uscire dal lucernaio e diciamo di fianco proprio al lucernaio è posto il primo punto d'aggancio. In questa maniera lui si mette in sicurezza, esce dal lucernaio e poi con il secondo cordino si andrà ad agganciare lungo la linea vita e potrà scorrere. È molto importante notare che la linea vita scorre lambendo quelli che sono i camini. I camini non sono assolutamente stati realizzati per poter supportare la spinta
di un eventuale caduto di un operaio, quindi non vanno utilizzati per nessun motivo, ma devono essere utilizzati esclusivamente in sistemi in dotazione edificio. L'operaio, per sapere quali sono i sistemi in dotazione edificio, troverà alla base del lucernaio una piccola planimetria che gli potrà chiarire dove e come potersi agganciare. Quest'altra foto è stata scattata durante le fasi di collaudo di una linea vita e dei sistemi di supporto della linea vita stessa. Allora, va ovviamente premesso che tutti i sistemi che vengono installati devono essere sistemi certificati. Inoltre, anche gli installatori devono essere dotati di una formazione specifica, devono essere qualificati per quest'opera. Al termine dell'installazione è necessario eseguire un collaudo. In questo particolare vedete che c'è un sistema denominato TIRFOR che va a agire su il paletto di sostegno. Di fianco c'è uno strumento di lettura digitale, dinamometro, che misura lo sforzo al quale è soggetto il paletto. Bene, se il paletto supera lo sforzo vuol dire che è collaudato. Quindi la linea vita, una volta che è stata collaudata nel suo complesso e l'installatore avrà fornito al committente tutti i documenti, bene, questa linea vita, come tutti i sistemi, potrà essere utilizzata finalmente da tutti gli operai che dovranno andare a fare le future opere di manutenzione sul coperto. Mercoledì 17 maggio l'Istituto Professionale Edile celebra i suoi 70 anni con una serata aperta a tutti al Teatro Antoniano di Bologna. Tanta musica con la partecipazione del coro Stelutis e del gruppo Asini Non Somari Band, ma anche tante altre iniziative come le premiazioni e la presentazione del videoclip a cura dei giovani allievi dell'IPLEM. Presenterà la serata in diretta su Nettuno TV il giornalista e direttore dell'emittente Francesco Spada. Tra le attività per i primi 70 anni di IPLE e per promuovere la cultura della sicurezza, l'Istituto Professionale Edile di Bologna organizza il concorso artistico Sicuri si cresce. È aperto a tutti e consiste nella realizzazione di un video di 2 minuti sul tema della sicurezza, da inviare entro il 30 di aprile. I migliori lavori saranno poi messi in onda nelle puntate della nostra trasmissione Edilizia Sicura. Tutto reperibile sul sito www.edili.com. Nella giornata di giovedì 4 maggio, l'IPLE organizza il seminario gratuito Strumenti di prevenzione, le liste di controllo della Regione Emilia-Romagna per la sicurezza nei cantieri, rivolto a datori di lavoro e a tutte le figure professionali che si occupano di sicurezza. Per altri corsi e qualsiasi informazione si può consultare il sito di IPLE www.edili.com.